Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video di Demon's Souls PS3. Allora, abbiamo sconfitto nella cripta delle tempeste il boss ciccione, quello che dava dei colpi di lingua, che si chiamava Arbitro. Quindi si è aperto un altro mondo che si chiama Arcipietra dell'Arbitro. Poi qui abbiamo sconfitto un altro boss nella Valle della Corruzione e si è aperto un altro mondo che si chiama Arcipietra Sanguisuga, quindi era il boss praticamente Sanguisuga. Qui abbiamo sconfitto il primo boss e si sono aperti altri due mondi, Arcipietra Falange, dove c'era Cavaliere della Torre, Arcipietra Cavaliere della Torre, e qui non sono ancora andato, ovviamente. Qui tunnel di Stonehenge, che ancora non siamo andati. Torre di Latria o Latria, io quello dove vorrei andare. Ok, qui ancora non si è aperto, e lì dove c'è la donzella è quell'altro mondo che dicevamo. Bene, ora andremo qua. Torre di Latria o Latria, andiamo a vedere un po' cosa ci aspetta in questo mondaccio. Bene, 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 questo è un luogo molto pericoloso, ci sono maghi. Sentite il rumore? Insomma, direi così. Augite della giara. Leggi il messaggio. Nobile dovrebbe provare questa zona più tardi. Ok. Probabilmente ci vorrà una chiave. In questo mondo morire all'ordine del giorno, eh. Io questi li ammazzo anche se in verità non so se faccio bene, vediamo un po' il mago dov'è. Prendiamo la chiave. Perfetto, il mago già ci spara. Ok. Io questi, per non saperne leggere né scrivere, li ammazzo. Vedete che poi li attaccano. Adesso ti faccio il culo io a te. Non bisogna farvi colpire da questo, perché io ricordo che era terribile. Allora, andiamo prima in fondo. Queste non sono porte, probabilmente, che si aprono da qua. Allora, queste tre le abbiamo aperte. Vabbè, qui c'è il falò. Questa si apriva senza chiave. Non si apre, bene. Non so quanto sia effettivamente lungo questo livello qua del gioco, eh. La cosa che sono sicuro è che bisogna procedere con molta calma, perché non ci sono salvataggi, quindi qui si va avanti, non si deve morire, perché i maghi sono alquanto pericolosi, eh.
Leggiamo. Alleato. Direi anch'io che è un buon alleato. Uccidendo quei maghi non ci danno, non danno neanche tante anime, in verità. Sono nei guai, raccomando questo messaggio. Vabbè, peggio per te. Questo deve essere un altro molesto. Io infatti ci avevo visto bene. Come vedete non rilasciano che pochissime anime. Scheggia di pietra mercurio. Io bisogna che guardo un po' che cosa siano tutte queste schegge qua. Anima di soldato famoso, perfetto. E ora l'unico, diciamo così, corridoio disponibile è questo. Si sente già il mago, sentite? Oh, ce l'avevo detto. Fanculo, basta perché. Mi è andata anche abbastanza grassa. Ora piano piano con l'anello del recupero dell'energia dovrei ritornare a uno stato normale. Voglio andare a casa. Accomodati e non giocare a Demon's Souls se vuoi andare a casa con la mamma a prendere il latte. Bimbo bello. Ora dovremmo andare di là. C'è un altro mago là? Mi dà l'idea anche a me, porca miseria questo. Sapevo, termina qui. Ti ammazzi. Fai attenzione al nemico. Non so perché danno il loto nobile in questo livello. Direi che se si attacca con una certa velocità non si dovrebbero avere dei problemi con quei maghi, proprio bisogna essere molto veloci, attraversa correndo. Sono i soliti messaggi stupidi che fanno i gran simpaticoni che vogliono trollare un po'. Qui non c'è nulla. Perfetto. Questi meglio avanzarli tutti, non si sa mai, ripeto, non si sa mai. Visto? Questo posto direi che tutto è possibile. Che comunque se si sta attenti, diciamo così, almeno quei nemici lì, anima del soldato famoso, non fanno molta paura. Presumo che debba tornare indietro e aprire. Queste non si aprono. Per andare là come faccio?
tempo, probabilmente si va da qua. No, qui forse no. No, no, ma non c'è nulla. E ho notato che c'è un fracco di gente ancora che gioca a Demon's Souls. Questo è incredibile, a distanza di anni, io compreso ovviamente, io lo rigioco per la seconda volta. Questo era un gioco di nicchia fino a un paio d'anni fa, adesso probabilmente la voce si è sparsa e magari molti si sono buttati su questo gioco anche per un passaparola, eh. Questi non so che cosa siano, io li rompo perché non mi fido. Questo che cacchio è? Ah. Questo sarcofago qui piace poco a me. Ah no? Ok. Sicuramente ce ne sarà un altro che ti riserverà delle sorprese. Strano, strano. Qui direi che non si apre. Sono nei guai, raccomando questo messaggio, il solito inutile messaggio. Non si apre neanche questo. Guardate questi tre. Dentro. Loto nobile, ci sono un fracco di spezia fresca. Stocco lungo. Qua diciamo che rilasciano diverse cose interessanti, eh? Chi è che si è messo a cantare qua? Qui è tutto a posto. E questo cosa si riserverà? Niente ancora. Vediamo quante armature. Maschera dell'assassino, vesti del mago, pelle nera, oddio, qua si sente, va bene, andiamo avanti, poi ci guarderò con calma perché
Ecco il mago. E qui no, vabbè, giochino stupido, si sapeva che a forza di dare e dare qui qualcosa sarebbe successo. Stavo cadendo. Stavo cadendo tranquillamente giù. Andiamo a vedere se c'è un'alternativa, perché da lì qui qualcuno che sta giocando. Perfetto, ero quasi spaventato all'idea di dover fare quel salto. Ok, direi che con questo video ci salutiamo qui, sempre che non ci sia qualcuno che ci vuole ammazzare, ma ok, un saluto a tutti da Luca CSS, questo è Demon's Soul. Ciao, ciao, ciao.